4 maggio il profilo della Reggio Emilia. Sono 4 incontri che abbiamo realizzato in questo periodo e diciamo la motivazione per cui questi incontri verranno realizzati, comunque sono stati creati, era per creare un confronto temporale attorno alla città. Nel senso che si parla tantissimo in questo periodo di un futuro della Reggio Emilia, ma probabilmente si abbandona in parte un po' il passato e anche il presente come spazi temporali. Allora, tale citofono è attivo appunto giovane perché è appena nata e poi ha fatta in modo volontaristico da un gruppo di giovani e anche non giovani che sono uniti poi successivamente alla redazione, chiamiamola così, si può parlare di redazione. Allora, a me piace invitare appunto Renzo Bonazzi, ex sindaco di Reggio Emilia dal 62 all'80 e Antonio Canovi, storico. Dal 62 al 76. Ah, 76, però abbiamo sbagliato sui Bonattini. Sì. Allora, va bene. Diciamo, noi vorremmo così, come domanda iniziale, abbastanza generica, perché noi abbiamo male appunto in questi anni, alcuni di noi non erano ancora nati, altri erano già nati, però appunto non lavorano, diciamo, facoltà di ricordo. Come la Reggio Emilia allora, come è cresciuta, che differenze vi erano con la Reggio attuale che noi conosciamo? Negli anni 50, cioè fine anni 50, si può dire che Reggio aveva concluso il processo di ricostruzione dopo le distruzioni della guerra. Tenete presente che la prima amministrazione comunale, che fu eletta dal Cerre Campione nel 45, poi eletta nel 1946, aveva come primo problema come rifornire il combustibile, il carbone e la legna per riscaldare durante l'inverno e praticamente ricostruire una parte della città e garantire i servizi elementari, strade, illuminazione, trasporti ancora no, perché i trasporti erano gestiti da un'azienda privata. L'amministrazione di Cesare Campioli, che iniziò nel 1946 e si concluse nel 1962, 17 anni, quando io ho eletto sindaco nel 62, si può dire è stata l'amministrazione della ricostruzione dell'assetto primario della città, sia dal punto di vista delle strutture materiali, sia dal punto di vista dell'opinione pubblica, dell'orientamento politico e morale. Quando io fui nominato sindaco c'erano tutte le condizioni, anzi c'era l'esigenza di affrontare i problemi di sviluppo e soprattutto di quale sviluppo. Tenete presente che la seconda metà degli anni 50 fino al 60 sono stati anni dal punto di vista politico e sociale di profondi traumi e rivolgimenti che in parte si sono conclusi o hanno culminato con i fatti del luglio del 1960. Modificazioni e sconvolgimenti che sono sul piano politico sono caratterizzati per la sinistra, in particolare per il Partito Comunista che è la maggioranza Reggio, in Emilia, dal ventesimo congresso, prima dalla morte di Stalin, poi dalle accuse che gli furono rivolte nel ventesimo congresso e poi da processi che hanno investito tutto il paese, appunto questo processo di rivolgimenti politici, di maturazione politica e di modificazioni economico-sociali sono culminati negli anni 60. Dal punto di vista economico il paese si avviava a quello che fu chiamato il miracolo economico, cioè uno sviluppo non guidato secondo un criterio di programmazione, ma uno sviluppo tumultuoso e molto pressante.
noi affrontammo nel 1962 in Emilia la questione di come accompagnare questo sviluppo e guidarlo in modo che avvenisse, si usò questa formula, a misura d'uomo. Non so se potrei continuare molto a dire quello che è successo dal 62 in avanti, però forse preferisco che mi faccia un'altra domanda. Allora, questa misura d'uomo è un termine adesso che in politica è abbastanza strano, perché molte cose sembrano che adesso in città, Reggio, ma anche altrove, diciamo, non avvengono più a misura d'uomo. La differenza che vi era fra il cercare di avere un rispetto per l'individuo e per la comunità rispetto ad oggi, cioè, cos'è stata questa differenza politica, questa differenza nel pensare, diciamo, una città e le cose? Ma le modificazioni nella gestione del comune si tradussero in un slogan politico-amministrativo, cioè è necessario investire per creare servizi che in un periodo di sviluppo intenso consentissero a chi vive nella città e in particolare a chi lavora nella città di avere una vita collettiva e una soddisfazione anche delle esigenze non solo di lavoro. Faccio degli esempi. Dal punto di vista dei servizi è il periodo in cui viene sviluppato il trasporto pubblico, viene organizzata la raccolta dei rifiuti e costruito l'inceneritore, si inizia la costruzione delle scuole materne, che se ne costruiscono negli anni 60 e 70, quasi tutte quelle che sono oggi aperte, e si inizia a costruire anche gli asili nido. Questo sull'onda di un movimento sostenuto soprattutto dai movimenti femminili per consentire il lavoro delle donne risolvendo il problema della cura, non solo della cura, ma anche della formazione, dei bambini in età prescolare. Si sviluppa una intensa attività culturale. Reggio diviene negli anni 60-70 uno dei punti di riferimento della ricerca nel campo teatrale, nel settore musicale, nel settore letterario. Si promuove un ciclo di manifestazioni che si chiamerà Musica in Realtà, a cui partecipano musicologi e musicisti più di avanguardia del paese. Accanto a questo ci sono altre iniziative come quelle di affrontare le questioni che riguardano l'assistenza degli anziani. È in questo periodo che si affronta il problema delle funzioni che deve avere l'istituto psichiatrico. È in quel periodo che Reggio è influenzata dagli orientamenti di Basaglia, anzi Basaglia viene a tenere una conferenza in una libreria di Reggio e riparte tutto un movimento per l'apertura degli istituti psichiatrici per affrontare in sostanza in modo diverso la malattia mentale. Zavattini fonda a Reggio i cinegiornali liberi,
che avranno una vita poi anche al di fuori della nostra città. Ho detto queste cose perché, non perché non abbiano rilievo anche in questo periodo gli sviluppi dell'attività industriale e commerciale, anzi in questo periodo a Reggio si ha una, come in tutta Italia, in particolare in Emilia, un'intensa evoluzione del processo economico, però il compito dell'amministrazione che l'amministrazione sentì di dover svolgere era quello di creare le condizioni perché questo sviluppo non avvenisse soltanto secondo una logica di utilizzazione della forza lavoro. Quando sento Renzo Bonazzi parlare, appunto, sono tante le suggestioni che mi vengono in mente. Ad esempio, questo mi colpisce, no? Quindi, lui dice, viene Basaglia, fa una conferenza alla libreria, forse Rinascita, posso immaginare, e da lì, no, inizia un processo amministrativo di questo tipo. Noi oggi potremmo chiamare Amartya Sen, non c'è il grande premio Nobel, non credo che questo accadrebbe. Ma Reggio come tante parti, allora non è solo il problema che la città è misura, la politica è misura d'uomo, ma in qualche modo la politica era anche nella, no, direi qualcosa che era alla misura anche della città, dal punto di vista, solo che la politica si preoccupava di farsi quella domanda, di progettare. Questo mi colpisce perché direi che questa è la grande discontinuità che ritrovo. Quando oggi pensiamo al movimento comunista, no? Magari pensiamo appunto in maniera un po' gloriosa alla resistenza, alla resistenza, no? Comunque degli anni 50. Così. In realtà se vediamo i dati anche elettorali, dovremmo sempre detto ma messo in evidenza, cioè negli anni 50 non c'è una resistenza, vuol dire, un po' da trincea, no? Qui hai un partito, una sinistra, no? Quindi che è molto forte, come iscritti, no? Quindi che ha le sue postazioni, no? Proprio le sue case matte, perché Gramsci. Ma che in realtà si è fermata a una linea che non era una linea del piano, però una linea di resistenza, per esempio, che era la linea del 38-40% dei voti. Nel momento in cui c'era lo sviluppo economico, quindi c'erano tutte quelle cose che secondo l'ortodossia economica erano quelle che avrebbero, diciamo, ammazzato, no? Questo movimento, e ai uomini nuovi come Renzo Bonazzi, arriva al 50-55%, quindi. Qui siamo al di fuori dell'ortodossia, diciamo, no? dei libri sacri. Accade qualcosa di nuovo. Questo. Io su questo mi posso concentrare, perché veramente rompe con quelli che sono gli stereotipi che ancora noi oggi utilizziamo. Ecco, cioè, cos'era c'era di speciale? Per cui appunto un evento culturale che si traduceva, no? In un evento politico, un evento sociale, un evento che toccava la vita delle persone. Io ho accennato molto sinteticamente ai fatti della seconda metà degli anni 50 che hanno introdotto elementi di rinnovamento, di evoluzione, di discussione nello schieramento della sinistra, non solo, in particolare per il Partito Comunista. Questo processo che per l'Italia ha avuto un momento di sintesi nell'ottavo congresso del Partito Comunista, in cui, adesso lo dico in poche parole, Togliatti riuscì a fare il miracolo di mantenere un rapporto organico e di fondo con l'Unione Sovietica e il Partito Comunista dell'Unione Sovietica, nello stesso tempo di promuovere un processo di rinnovamento che investe particolarmente anche l'Emilia, Reggio Emilia. È il momento in cui von der Borghi viene allontanato dal partito e diventa segretario, un personaggio nuovo, Remo Saratti. È il periodo in cui Campioli viene sostituito da me, non perché Campioli fosse un
legato a un'ortodossia di partito, ma perché rappresentava una fase di evoluzione del mondo della sinistra ormai legata al processo di ricostruzione e alla resistenza soltanto. Ma questo avviene a Modena, avviene a Bologna, avviene a Parma. In quasi tutte le amministrazioni comunali la gestione dei comuni viene affidata a personaggi più giovani e con una milizia di partito diversa. Certo, questo è il segno che si è avvertito il processo di cambiamento che stava avvenendo e si è scelto di affrontarlo con personaggi che avevano una maggiore sensibilità e per un patrimonio più culturale, più attrezzato a capire e a governare quello che stava succedendo. E la scelta appunto non solo di Reggio ma di tutta l'Emilia fu quella di cercare di governare lo sviluppo per renderlo, ripeto lo slogan, più a misura d'uomo che piuttosto che a misura del risultato produttivo. Io credo che sia... Poi naturalmente questo comportava anche un legame molto più continuo e organico con i ceti più vivi, in genere con il tessuto sociale. Ricordo che è in quel periodo che nascono, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, i consigli di quartiere spontanei, cioè senza nessuna, anzi con senza che ci fosse nessuna disposizione di legge che li autorizzava, anzi con un atteggiamento del governo e degli organi di controllo sui comuni che considerava le iniziative come iniziative al di fuori della legge, a Reggio nascono i consigli di quartiere, le scuole materne che si costituiscono sono date in gestione a comitati di genitori e di insegnanti. Nella scuola, ricordo un consiglio comunale molto teso, in cui si discusse della promozione di quelli che poi saranno i comitati scuole e famiglie. Si promuove la partecipazione in modo diffuso a tutte le forme di gestione della cosa pubblica. Di qui probabilmente anche, anzi certamente, il consenso che veniva guadagnato, anche perché da un lato si interpretavano e si soddisfacevano certe esigenze, dall'altro erano gli stessi cittadini interessati a essere protagonisti della promozione e della gestione dei nuovi servizi, delle nuove attività. No, interessante fare anche un piccolo riferimento all'oggi. Mi sorprende come nel momento in cui vi è una costruzione dei servizi diffusi sul territorio, anzi diciamo che si ricostruisce la città, si ricostruiscono servizi anche che sono all'avanguardia, anzi che sono all'avanguardia sul piano nazionale, pensiamo all'esperienza di Vallaglia, all'esperienza delle scuole dell'infanzia, delle scuole materne, comunali, dell'esperienza che nasce, si consolida con Reggio Sindre, anche dei servizi quali, come diceva Bonazzi, i trasporti pubblici piuttosto che l'estensione del gas, la costruzione probabilmente della tenda consorziale per la gestione dei rifiuti, ma anche dei servizi di acqua e di gas sul territorio comunale. L'esperienza dei Living Theater, degli istituti
che sorprende un po' oggi è il fatto che ti si interroghi anche all'indomani, cioè all'indomani per l'appunto di importanti elezioni amministrative per la nostra città, ci si interroghi soprattutto sulla partecipazione, su come aumentare i momenti di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine nelle scelte politiche del governo, ci si interroghi per esempio sul ruolo dei consigli di quartiere, sul ruolo delle circoscrizioni che di fatto è venuto scemando, cioè se penso alle prime esperienze, alle competenze, alle possibilità di espressione sulle diverse delibere comunali che hanno oggi le circoscrizioni, in effetti penso a organismi bloccati, quali la partecipazione è limitata solo all'espressione di parere. Come valuti, insomma, visto che siamo in casa, visto che comunque questa esperienza, proprio come non mi stancherò mai di dire, cioè l'esperienza di Tercitofono, seppur limitata, nasce proprio dal bisogno di partecipazione che anche noi come giovani reggiani abbiamo sentito all'interno di una città che spesso volte è divenuta estranea, poco sensibile, per esempio, alle nuove forme culturali, come può essere Tercitofono, come possono essere altre esperienze, come può essere per esempio l'università. Che cosa è venuto a mancare? Una domanda un po'. È venuto a mancare il ruolo di mediazione che una volta esercitava il Partito Comunista, il PC, è venuto a mancare, sono cambiati i riferimenti legislativi, per cui oggi di fatto con l'elezione diretta del sindaco anche il Consiglio Comunale non è più un luogo di discussione, di partecipazione, ma di ratifica di delibere prese in giunta. Cosa, perché oggi addirittura, diciamo così, vi è il rischio in questa città che per la prima volta, non so quanto, diciamo così, il rischio più o meno ventilato che si arrivi ad un ballottaggio e che la sinistra perda un punto di riferimento importante che aveva avuto in questi anni. È interessante capirlo da una persona che ha governato la città per così tanti anni e ha sicuramente uno sguardo più lungo rispetto a quanto possiamo averlo noi. Ma io temo di non poter dare la risposta perché sono gli interrogativi, quelli che tu hai indicato, che mi pongo anch'io e si pongono in molti. Intanto bisogna dire che sì, consigli, che gli anni 60 sono stati un periodo di fervore, di confronto politico e culturale, un po' dappertutto, ma direi per certi aspetti particolarmente a Reggio, che mobilitava per il solo fatto che si introducevano degli strumenti e delle iniziative nuove e quindi che alimentavano attese, in parte anche eccessive, o comunque che facevano pensare che alcune iniziative avrebbero avuto un effetto risolutivo, per esempio i consigli di quartiere. I consigli di quartiere sono nati con una, anche per una grande spinta di partecipazione in tutti i settori della città. I loro primi passi sono stati anche di grande soddisfazione per chi vi ha partecipato, però la loro vita non è che abbia soddisfatto tutte le attese. Ben presto ci si è resi conto che era necessario dare una strutturazione istituzionale che in sostanza burocratizzava anche l'attività dei quartieri. E questo spiega anche perché
non ci sia ora lo stesso fervore che ci fu quando sono nati nei primi anni della loro attività. D'altra parte, sempre di più i problemi che riguardano la città non si possono risolvere se non a livelli addirittura sovracomunali, e quindi sì, è quasi inevitabile che il Consiglio di quartiere abbia soprattutto la funzione di esprimere dei pareri. Certo, bisogna sapere tener conto di questi pareri. Poi alcune ragioni le hai già richiamate anche tu, il fatto stesso che la struttura del comune si è cambiata, la funzione del sindaco, certamente anche, ma questo l'hai già accennato, le forze politiche sono cambiate, stiamo assistendo a un processo che è ancora in corso, per cui non c'è dubbio che le attuali forze politiche, in particolare quelle della sinistra, IDS, ma anche tutti gli altri che formano il complesso dei partiti che si collocano nella sinistra, hanno un radicamento in corso di formazione, certamente meno profondo, meno capace di raccogliere le sollecitazioni che vengono dalla realtà della città di quanto non lo avevano negli anni precedenti. Cioè non vuol dire che si debba naturalmente ritornare a quelle forme di organizzazione. Si sta cercando con difficoltà di costruire delle formazioni politiche che abbiano questa capacità. Il fatto stesso che si siano formati per le questioni che riguardano il comune, cosa che non era capitata in quel periodo, dei comitati che agiscono in conflitto o come interlocutori autonomi dell'amministrazione comunale e delle forze politiche, è la prova che ancora questo radicamento da parte delle forze politiche non c'è. Questo è quello che io mi sento di dire come tentativo di spiegare questa situazione. Una cosa strana è che ad esempio quando è nato il Recitofa, no? C'è stato un po' di eco sui giornali, quindi a volte politici, amministratori e così via hanno discusso, hanno colloquiato, si è fatto anche un'interrogazione comunale. Invece sindaco ha detto che avrebbe sondato in realtà della città e poi comunque avrebbe collocato con loro, visto cosa poter fare per aiutarlo comunque a contribuire a questa realtà. Prima invece si parlava di una città che io ad esempio non riconosco la città attuale, parlando dei suoi ricordi, mi sembrava quasi di vivere una città molto più bella di quella attuale, in cui almeno le persone, sai, che comunque hanno determinati interessi o comunque hanno una certa sperimentazione, comunque certe curiosità, potevano comunque trovare delle influenze. Adesso invece quando occupa un'amministrazione attenta, adesso quando si organizzano determinate cose, quando comunque ci sono persone che cercano di sperimentare, di ricercare su determinati temi molto differenti, che possono essere appunto dell'arte, la comunicazione, la storia o altro ancora, sono vero che bisogna chiedere la carità alle amministrazioni e rispetto, agli attestati di stima, cioè, solo quelli, non arrivano in tanto. E questo è un po' triste, perché cioè, io penso alla città in cui sono nato, sono nato nel 77, e ricordo che da piccolo in casa mia non c'era il telefono, il bagno era fuori dalla porta perché era comune, io abitavo in pieno centro, era un mondo molto differente da quello attuale. E paradossalmente i bisogni di cultura, di ricerca, di queste cose qua, potevano essere allora meno primari rispetto ad oggi, che comunque bene o male abbiamo anche il superfluo,
Come mai c'è questo, cioè, come mai in un mondo comunque che per certi aspetti era più povero, aveva più esigenze primarie di lavoro, di cibo, di assistenza, di formazione, di scuola, era però più attento, comunque era da parte dell'amministrazione più attenzione rispetto a queste tematiche rispetto ad oggi? Beh, in parte ho detto alcune cose che rispondono a questo interrogativo anche. Come spiegare? Intanto bisogna verificare che è proprio così, perché l'attività dell'amministrazione comunale di Reggio è piuttosto intensa nel settore culturale. Probabilmente c'è, questo lo verifico anch'io, una minor attenzione per i processi di innovazione e di ricerca. Si è inaugurato l'altro giorno un nuovo spazio per le arti figurative. È stato dato alla Tempalletto una sede veramente prestigiosa. Il teatro ha un'attività intensa. Cioè, mi sembra che non manchi l'iniziativa nel settore della cultura. Tu dici, senz'altro sia così, che c'è minore attenzione per quello che di nuovo matura nella città. E questo è un dato di fatto, si tratta di trovare le ragioni per cui allora c'era quella sensibilità, mi pare di averle accennate. Si sentiva che la realtà comunale, la realtà sociale, economica e sociale stava cambiando e poneva problemi nuovi e quindi non si poteva affrontarli semplicemente utilizzando le idee, gli strumenti che erano stati usati prima di noi e di cui disponevamo. Bisognava cercare di promuovere le categorie che ci consentissero di realizzare in un modo che, in una realtà che stava cambiando, un progetto corrispondente alle nostre idee, alle nostre aspirazioni. Questo che abbiamo cercato di fare. Se vuoi dire anche, ma io direi che non voglio con questo annacquare il peso delle osservazioni che hai fatto, se vuoi dire che più in generale le forze politiche hanno perso il contatto con la realtà che sta cambiando, questa è una constatazione che risulta documentata anche dal moltiplicarsi di movimenti, di pulsioni, di iniziative che non si riconducono più, come una volta era più facile, alla attività delle forze politiche principali. Queste cose sono ricche e non semplici. Una risposta, diciamo, sociologica forse più facile, ma un po' più superficiale, no? Una risposta storica, ma provo una piccola analisi. Mi pare che c'è un problema di a che cosa serve la politica, cioè cosa è la politica per la gente, e questa riflessione anche sul municipalismo, perché cioè, non è banale, cioè, nel senso che se noi fossimo stati in un altro tipo di società, di tempo, di paradigma, magari quindi intervistavamo, cioè loro, poi io sono invitato, avrei intervistato il segretario appunto del partito, no? Forse, piuttosto che non il sindaco, o come in realtà avviene oggi molto più spesso, no? Magari intervistiamo l'imprenditore piuttosto che non il sindaco. Tutto sommato, cioè, è successo qualcosa di cui forse non ci rendiamo ben conto.
cioè dobbiamo ancora ben metabolizzarlo. Credo che negli anni 60, e non dappertutto, qui ovviamente, ma discorso della politica, appunto, uso un termine che vedo molto continuamente, no? che mi piace, che è progetto, cioè parli di progetto continuamente. È una politica che voleva pensare avanti, che voleva governare l'esistente, che voleva cambiare il mondo. Questo problema c'è il rapporto con l'utopia, il rapporto che c'è una tensione che c'è stata. Quindi credo che sia un po' questo, ci potrebbe essere l'elemento culturale che però sì, cioè, appunto, che voleva dare un messaggio alla politica. La politica poteva raccoglierlo meno, no? Quindi c'è stato questo denuncio. Laddove lo raccoglieva però aveva una forza fortissima, cioè una forza vera. Non solo è nato il Banfi, è nato il suo storico, nel 67 è nato il suo storico del mondo. Poi è nato anche il CERN, 75, quindi vuol dire, cioè, quelli che era anche così siamo poi che di nuovo io ho capisci per la testa cioè, le case avanti della cultura erano legate a momenti reali, c'era una risposta appunto in questi tempi, per cui era un luogo non solo di appartenenza appunto ideologica, era un luogo in cui appunto si pensava di trasformare, cioè di raccontare la trasformazione, se vogliamo. E questo luogo del racconto oggi non c'è, in effetti. Può essere un bene o può essere un male, no? È un bene che ci siano le famose 100 fiori, no? Maoisti, però è di fatto che è più facile oggi che i 100 fiori hanno una vita stentata di modo conto proprio. Allora, c'è anche questo tipo di dimensione della trasformazione, questo è quello che anch'io ho un po' percepito in questi anni. Anzi, c'è la paura a costruire un progetto attorno a questo, no? Si dice che la politica deve governare l'esistente, un po', cioè questo è un po'. La cultura deve soddisfare dei piaceri, no? La risposta è un tipo anche più, se vogliamo, ludico. E senza essere contro ai ludi, nel senso che tante cose, voi avete fatto una cosa che è giusto dire, il palasport. Cioè il palasport, Reggio Emilia, era un luogo per la musica, no? Ed era un luogo solo, no? di riflessione politica. E fu uno dei primi luoghi in Italia moderno, come spiegava poco. Quindi negli anni 60 erano dei posti in cui c'erano concerti importanti. Però appunto questo era un po', era dentro un percorso in cui le generazioni si parlavano, ad esempio. Potevano anche litigare, perché io ho una generazione intermedia, direi, no? Quindi nel 77 invece c'ero e fu un momento di crisi molto forte, no? Ma di crisi di scontro vero tra la generazione, diciamo, più anziana e i giovani. Però l'idea era proprio di riportare a dei luoghi tutto. Io questa cosa appunto l'ho vista un po' perdere, cioè, no? Negli anni 80. Negli anni 80 mi sono pensato che lì è successo qualcosa, Morazzi. Ed è successo qualcosa ovviamente al di là della buona volontà dei singoli amministratori. Però diciamo, di fatto vuol dire quel paradigma l'abbiamo perduto, uno nuovo. Non c'è, ma l'abbiamo cercato davvero, ecco, te lo chiedo. Io lo cerco ancora, ma vabbè, il discorso che fai è il discorso del cambiamento del mondo che è avvenuto negli anni Ottanta. Non è poca cosa il fatto che un mito come quello dell'Unione Sovietica sia caduto alla fine degli anni Ottanta. Per la coscienza di milioni di persone è stato un terremoto. Non so se non è che sia. Io domani sera devo andare a presentare il libro di Giuseppe Caliceti, Il busto di Lenin. Il personaggio che lui descrive è un personaggio che è rimasto esterefatto completamente dalla caduta dell'Unione Sovietica, la caduta del mito del socialismo reale. Una domanda che io ho fatto qualche giorno fa nell'assemblea di storico è questa: come mai? E quindi rispondo con la domanda: come mai
in Italia dopo circa 45 anni di governi dell'arco costituzionale, se li metto tutti, cioè i partiti che tutti in modo diverso si richiamavano, si sono richiamati ai valori della resistenza. Come mai in Italia un partito come Alleanza Nazionale, che nasconde malamente o cerca di mimetizzare le sue radici fasciste, è al governo? Come mai c'è un governo che nel suo complesso, salvo timidamente alcuni settori, non richiede più di richiamarsi ai valori della resistenza? Come mai è successo in Italia c'è questa situazione, mentre non c'è in Francia? In Francia anche le destre non tollerano, non si richiamano ai valori della resistenza, della loro resistenza. Ma direi, io lo conosco poco, ma da quello che riesco a capire, anche in Germania la destra nazista ha dei sussulti, ma è arginata. È un interrogativo che io credo tutti noi, e in particolare le forze politiche, ci devono chiedere, ci devono proporre. Il richiamo ai valori della resistenza e la dichiarazione pregiudiziale del proprio antifascismo sono ancora o sono stati sufficienti elementi per conquistare la maggioranza dell'opinione pubblica italiana, cioè la coscienza dell'opinione pubblica italiana ai valori della democrazia e al rifiuto di qualsiasi ritorno, di qualsiasi smantellamento dell'assetto costituzionale che è nato con la resistenza. Questo è un interrogativo che credo devono porsi soprattutto le forze che si chiamano antifasciste. Mi sto convincendo che bisogna smetterla di considerare, di assumere la dichiarazione, cioè è un falso messaggio. Il attestarsi come pregiudiziale a una dichiarazione di antifascismo, per un fatto anche positivo, perché il fascismo nella sua forma più brutta è stato neutralizzato. Il fatto che l'Alleanza Nazionale sia stata legittimata non toglie la sua ascendenza, ma è anche un risultato che è frutto dell'impegno che le forze antifasciste hanno sviluppato nei decenni scorsi. Non per niente i dirigenti dell'Alleanza Nazionale hanno rinnegato non solo l'antisemitismo, ma anche il loro culto del fascismo e di Mussolini. Però resta il fatto che pur così depurata, la destra che ha guadagnato la coscienza della maggioranza del paese è una destra
che non si richiama ai valori della resistenza e anzi sta destrutturando l'ordinamento costituzionale per riportarlo a un ordinamento autoritario, prefascista direi. Non so se mi avete indotto a fare delle considerazioni. Ma no, uso questo, tanto la stessa cosa. Credo di aver colto alcuni riferimenti culturali ideali molto simili nelle osservazioni che facevano sia Antonio che la Lucia, e che alcune volte mi ritrovo a fare anch'io, insomma. Alcune volte mi chiedo se siamo in ritardo noi rispetto ai tempi della politica, oppure se, perché anch'io immagino una politica capace di progettare, oggi come diceva Antonio, diciamo così, sa solo rispondere a dei bisogni, probabilmente sa solo rincorrere delle trasformazioni che sono ben al di fuori degli ambienti politici, e credo che lo faccia anche a grande distanza. Addirittura Antonio diceva, ma richiamava un termine che in effetti è molto forte, cioè il rapporto con l'utopia che la politica in quegli anni aveva, perché insomma dire che pensare al 15 anni o comunque a 20 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale e pensare a realtà che ora sono consolidate ma che comunque hanno rappresentato delle trasformazioni profonde nel tessuto locale e innovazioni profondissime come la chiusura degli istituti manicomiali e l'esperienza di Basaglia in Italia piuttosto che l'esperienza delle scuole materne primarie, sono trasformazioni profondissime che hanno un po' secondo me sanno un po' di utopia, insomma, cioè almeno quello che mi chiedo oggi, siamo arrivati in ritardo noi rispetto ai tempi della politica e della storia, e dunque avevano ragione, diciamo così, gli storici che profetizzavano facilmente la fine della storia, oppure un discorso un po' così complicato, ma oppure bisogna veramente ripensare ad un paradigma nuovo, come diceva Antonio, in cui le amministrazioni locali, diciamo così, la loro funzione si riconnette ad io penso, forse veramente, però, visto che comunque sono candidato anche io, no, in consiglio comunale, e vedendo i sondaggi, i valori e i bisogni che sono al centro di questa campagna elettorale sono la sicurezza e la viabilità. Questi sono i valori maggiori che oggi il cittadino medio reggiano sente come bisogni da mettere al centro della campagna elettorale. E qualunque candidato, partendo anche dalle riviste civiche, non escludendo nella critica, e anche all'interno dell'Ulivo, mette al centro i bisogni di sicurezza e di viabilità in questa città. Allora ripeto, o io vivo una città completamente diversa, in cui sinceramente non sento Reggio Emilia come un nuovo Far West, qualcuno teorizza anche questo, e non la sento nemmeno come una città in cui il problema maggiore è la viabilità, oppure in effetti abbiamo problemi di viabilità quotidiana. Sento una città in cui i legami sociali vengono un po' a mancare, in cui per l'appunto il ruolo di ricostruzione di una dimensione collettiva, semplicemente questo, non c'è più. Cioè, io ti chiedo, insomma, secondo te oggi è possibile ricostruire rapporti, socialità, oppure dobbiamo demandare ad altri luoghi che non siano quelli istituzionali e amministrativi questo bisogno? E forse anche allora si spiegano, come dicevi tu, anche eccellenze dal punto di vista culturale, come sono la Treballetto, i teatri, che comunque io sento hanno un po' di vita propria, cioè sono organismi pur positivissimi, con grande vivacità culturale, che però sono un po' marginali rispetto invece ad una rete di rapporti che secondo me in questi anni è venuta a mancare. Cioè, c'è bisogno di qualcosa di più, oppure dobbiamo accontentarci di questa situazione? E da dove noi viviamo, cercare di migliorare noi stessi e portare avanti quelle che sono le nostre progettualità, seppur minime, all'interno di questi contesti e non più all'interno di un contesto più grande, come può essere un comune, come può essere una regione, una provincia.
provincia, anche direi così, richiamandoci a quest'idea di utopia, sperare di costruire un mondo, non dico migliore perché veramente un mondo un po' più giusto, dove le opportunità non sono solo di una parte minoritaria della popolazione mondiale. È ancora possibile questo disegno politico, oppure veramente la politica ha finito il suo respiro, e così anche la storia, visto che la storia dell'uomo si è, diciamo, incardinata soprattutto nella storia politica. Ah, beh, non c'è dubbio che bisogna pensare a costruire un mondo migliore. Posso non chiedermi. Comunque, certo che adesso faccio considerazioni non tanto rispondendo alla tua, chiacchieriamo un po'. Certo che bisogna tener conto che viviamo sempre di più, giorno per giorno, ora per ora, nel mondo. Cioè, anche una città come Reggio ha degli input e trasmette degli output che si propagano in tempo reale dappertutto. E quindi è più difficile anche che si ripeta oggi una vicenda come quella prestare a questo settore, come quella del gruppo 63, che pure è un gruppo che allora nacque in Emilia, a Bologna in sostanza, facendo capo il professore dell'Università di Bologna, il professor Franceschi, ma che già allora acquisì rapidamente una dimensione nazionale e rapidamente una dimensione perlomeno nel mondo occidentale. Però è difficile oggi, e venne a Reggio perché uno dei nuclei, qui era un gruppo di due o tre persone, Nanni Scolari, Corrado Costa, Adriano Spatola, che operavano a Reggio ed erano anche, come Costa e Scolari, espressione della vitalità culturale di Reggio. Per questo vennero a Reggio e vennero qui dei loro incontri più significativi. Tieni presente che in questo gruppo, ma lo sapete, c'erano personaggi che oggi sono Umberto Eco, i protagonisti della vita della cultura letteraria di questi ultimi, i protagonisti più interessanti o tra i più interessanti. Oggi, quando i rapporti culturali non si sono talmente rapidi e diffusi che le questioni che le riguardano si elaborano a livello mondiale, bisogna trovare una formula diversa. Una città come Reggio può contare nella misura in cui, questo torna, in cui chi deve occuparsene, in parte anche l'amministrazione comunale, riesce a fornire alle risorse che la nostra realtà promuove. E bisogna dire che non c'è realtà, non solo Reggio, ma anche quella di Calicattì, non c'è realtà che non, prima o poi non abbia produca ogni generazione delle risorse creative nuove, mettere in contatto queste risorse con il mondo della ricerca. Questo io credo che si possa fare, si tratta di riflettere come, per promuovere le iniziative che nascono qui
e che hanno un obiettivo di ricerca e di innovazione, favorire il collegamento con il mondo della ricerca. Poi qui possono scaturire più iniziative particolari, incontri e le cose più diverse, adesso non voglio inventare qui sul momento. Mi sembra che questo sia il tema per le questioni che riguardano la cultura e la ricerca, sia il tema di oggi. Come retto si può collegare al mondo e il mondo può essere riversato nella nostra città in modo che possa alimentare le risorse che abbiamo. Ma pensate, per una deformazione, per un interesse che secondo me è parziale, che c'è stato anche nel passato, quando si parla di cultura riguarda soprattutto la cultura umanistica, letteraria, al massimo il cinema. Tra l'altro, dico per parentesi, Reggio è un centro abbastanza interessante, lo è stato e lo è ancora, io credo, di ricerca e di produzione cinematografica sperimentale. Ecco, questo per esempio è un settore in cui l'amministrazione comunale potrebbe fare qualcosa, oltre a quello che si sta facendo con il Rosewood. Ma pensiamo alla ricerca scientifica, che sicuramente, anzi, certamente, si sviluppa anche a Reggio. Ne ha parlato Prodi qualche giorno fa, anche in una realtà di industrie piccole e medie, ma alcune ad alto sviluppo tecnologico, che fanno già ricerca, ma per la loro dimensione non sono in grado di fare una ricerca che possa competere con i centri di ricerca di altri paesi, non dico con gli Stati Uniti d'America, ma con la Francia, con la Germania. Tutti sanno che i fondi per la ricerca dello Stato italiano sono la metà di quelli medi della Francia, dell'Inghilterra e della Germania. In una realtà come la nostra, cercare di promuovere in relazione alle propensioni della nostra attività produttiva e non solo, anche dei servizi, penso alla medicina e ad altre attività pubbliche, promuovere dei centri di ricerca che abbiano un livello nazionale o internazionale è un altro modo di intervento che può mobilitare e importare anziché esportare delle risorse, delle intelligenze che ci sono certamente e sono capaci di operare in questo settore. Adesso tocco uno dei punti più dolenti della nostra realtà. Una istituzione come la Fondazione Maladori, che ha questo grande privilegio rispetto al comune e alla provincia di avere solo delle risorse da dare, mentre il comune e la provincia e lo Stato, per impegnare risorse, le devono chiedere ai cittadini, la Fondazione Maladori ha questo privilegio di poter utilizzare un patrimonio che i reggiani hanno accumulato nel corso di circa un secolo e mezzo. Perché invece di disperdere queste, a parte tutte le altre questioni che hanno coinvolto infelicemente questa istituzione, invece di disperdere il suo patrimonio, che tuttavia era arrivato ad essere di 5.000 miliardi di lire, che adesso è attorno 600 miliardi di lire come patrimonio, perché non, invece di disperderlo in tanti piccoli o medi interventi, non viene concentrato in un impegno per la ricerca in un dato settore, in modo da costituire a Reggio
per usare un aggettivo di moda che a me non piace tanto, un punto eccellente, mi fa ricordare. Eccellente di ricerca in qualche cosa particolare. Io mi chiederei a Renzo, ma chi decide in quale settore? Perché provocatore so che la Manodori ha dato da anni, da un miliardo all'anno all'università, ad esempio, no? E quello sì, in questo è il luogo in cui, no, deve accadere appunto questo tipo di processo. Non ce ne siamo accorti tantissimo, però so che tutti i soldi servono a anche le bilanci. Cioè, sì, esattamente, anche dei bilanci, perché cioè, non è sempre il luogo di sintesi. Quindi no, è questo il processo partecipato, e quello che detto qui mi ha fatto una bella serata anche sulla partecipazione, no? Cioè questo è un meccanismo che oggi non funziona più, cioè così come sono cose quelle che funzionano, non riconosciamo dei luoghi partecipati che ci soddisfano, perché non capiamo quali sono le regole del gioco, almeno credo che questo sia il problema che condividiamo diversi comunque. La mia non è assolutamente così. Questo è universitario, quindi. Allora, i luoghi sono fatti di incontri, no? Allora, prima Antonio ha parlato di luoghi, gli spazi che venivano creati, e in cui la gente si incontrava perché erano luoghi lui. Nando prima parlato invece di socialità, del fatto comunque che forse Reggio non è effettivamente una città così insicura o così invivibile ancora. E che comunque forse bene o male nella società moderna in cui noi viviamo, cioè c'è questa sempre paura di uscire di casa in un certo senso, che aumenta sempre di più. Perché? Cioè, prima si parlava di luoghi di cultura, è vero, al giorno d'oggi comunque attualmente è una città viva culturalmente.